Ciao amici, chi di voi non ha mai fatto qualche intruglio da applicare sul viso e sui capelli? Io adoro fare i cosmetici in casa perché sono sicura degli ingredienti. Le maschere per il viso fatte in casa, per esempio, seguono un principio importantissimo che deriva dall'antica medicina ayurvedica. Quello che mettiamo sulla pelle dovremmo anche poterlo mangiare perché comunque penetra nel corpo e deve essere sano. Nel video scorso di questa serie abbiamo visto come fare le maschere calde. Oggi vediamo come fare le maschere fredde che vanno preparate e applicate subito, fresche fresche sul viso. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Maschera stringente per pelle grassa. Sciogliere 3 cucchiai di argilla verde con qualche cucchiaio di un infuso fatto prima, bollendo 2 rametti di rosmarino in mezza tazza di acqua. Mescolare fino a ottenere una crema compatta. Aggiungere gli oli essenziali di limone 3 gocce, lavanda 2 gocce e una di rosmarino. Applicare sul viso tenendosi a distanza dagli occhi, lasciare in posa 10 minuti e infine sciacquare il viso con acqua tiepida. 2. Maschera idratante per pelle secca. Ingredienti: 2 cucchiai di farina di avena, 1 cucchiaio di miele. Aggiungere 1 cucchiaio di panna fresca e 2 cucchiai di acqua di rose. Mescolare fino a ottenere una crema e aggiungere gli oli essenziali di geranio 3 gocce, ylang ylang 2 gocce, gelsomino 1 goccia. Applicare sempre a debita distanza dagli occhi. Lasciare in posa 10 minuti e infine sciacquare il viso con acqua tiepida. Quei 10 minuti necessari all'applicazione fateli diventare un momento di silenzio, relax e meditazione. Bene, potete usare queste maschere una volta alla settimana e il viso vi ringrazierà. Oltre alle maschere, se volete ringiovanire il viso di 10 anni in poche settimane, senza creme impossibili e senza ritocchini, vi ricordo il mio video corso per ringiovanire il viso in modo naturale. Si tratta di una soluzione risolutiva per riportare indietro le lancette del tempo. Per accedere al videocorso state sintonizzati, sarà presto disponibile. Nel frattempo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. E adesso condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.